Buon pomeriggio a tutti. E avete preso un caffè? Parlerò di cose noiosissime, noiosissime. Budget, bilanci, controlli, la differenza tra la cassa e il fatturato, queste cose qui. Non è vero. Esatto, serviva per far uscire la gente prima. Domanda di rito, quanti imprenditori ci sono in sala? Ok, freelance? Ok, pochissimi freelance. Cavolo, l'altra volta a Milano erano tutti contractor e nessun imprenditore, bravi. E i freelance sono imprenditori di se stessi, quindi potevate alzare la mano anche prima. Start-upper? Ok, che differenza c'è tra una start-up e un imprenditore? E l'imprenditore? Ripeto, lo startup è un futuro incerto anche di domani, l'imprenditore uguale. Uguale ma con degli stipendi dietro da pagare. Ok. E quanti di voi hanno mai organizzato un budget per la propria azienda? Non tantissimi, ma qualcuno. Quanti di voi ha organizzato una pizzata con gli amici e poi è andato a pagare il conto? È la stessa cosa. Allora, premessa, quello di cui vi racconterò nei prossimi X minuti è esperienza personale, non vi sto dando certezze, non vi voglio dare certezze, io stesso vivo nell'incertezza di quello che sto facendo, quindi è un continuo apprendere sulle mie pelle. Non uscite da qua dicendo ho la soluzione definitiva. Qualche anno fa, parliamo in 99-2000, ho aperto la mia prima azienda. Ho aperto la mia prima azienda e quindi ho detto, ok, dobbiamo capire come organizzare il nostro budget per partire in grande e fare milioni di lire, perché all'epoca c'erano quelle. E quindi la prima stesura del budget è stato un pochettino qualcosa di complesso, abbiamo tirato a caso. E però fortunatamente abbiamo tirato un critico per chi gioca di voi D&D e ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo azzeccato. In realtà, esperienza di anni, sono uscito dalla mia prima azienda, ho iniziato a fare il freelance, comunque budget personale lo avevo in casa. Le domande che mi ponevo e che poi ho continuato a pormi con il responsabile dell'amministrazione di Ideato erano molto più di alto livello. Ad esempio, a cosa serve veramente un budget? Il budget serve a definire aspettative. Cosa significa? Se avete mai lavorato con l'enterprise che lavora a quarter e che si pone degli obiettivi da raggiungere nel quarter economici, sia da un punto di vista della spesa che da un punto di vista degli incassi, quello non è un è stato travisato e trasformato in budget, ma non è un vero budget. Il budget definisce delle aspettative aziendali, di upper bound e di lower bound. Le aspettative di upper bound sono quelle che tendenzialmente mi dicono ho un tetto, non devo spendere più di, piuttosto che devo assumere al massimo X persone. Niente Ferrari per quest'anno. Questa è un'aspettativa di upper bound. Le aspettative di lower bound invece sono quelle che mi dicono ok, visto che ho X dipendenti, devo fatturare almeno Y per potergli pagare lo stipendio. Piuttosto che, ok, quest'anno devo investire X mila euro per comprare i nuovi Mac, eccetera, eccetera. Il budget, inoltre, è definito da diversi criteri. Per definire un buon budget dobbiamo innanzitutto lavorare su efficacia, efficienza e adeguatezza. L'efficacia, a sua volta, è il risultato diviso gli obiettivi. Molto semplicemente, se mi do come risultato finale quello di fatturare 1 milione di euro con obiettivi di medio e lungo termine e sballo completamente il mio risultato, quindi il risultato è molto alto ma gli obiettivi intermedi sono molto bassi,
scusate, il contrario, ma gli obiettivi intermedi sono molto alti e quindi non raggiunti, l'efficacia che mi porta a casa è bassa. E per quanti di voi amano i grafici e soprattutto i grafici di Venn, i tre parametri possono diventare un bellissimo grafico di Venn che spiega che posso lavorare per obiettivi e risultati, posso lavorare per obiettivi e risorse, ma lavorare per obiettivi, risultati e risorse è una mera utopia. E questo mi permette anche di capire dove voglio andare per questo determinato anno, per questo determinato semestre, trimestre o mese, investire. Voglio investire nell'efficienza aziendale? Perfetto. Allora cerchiamo di aumentare i risultati portati a casa con le risorse che ho. Voglio aumentare la mia adeguatezza al mercato? Lavoriamo su obiettivi e risorse. Quindi formiamole, ad esempio, queste risorse affinché riescano a raggiungere gli obiettivi. Quindi, quando lavoro di budget, devo ricordare che mi sto settando delle aspettative e di conseguenza ho dei parametri da soddisfare. Inoltre, un'altra cosa che il budget rappresenta è uno strumento di verifica. Verifica pura. Ho speso veramente X quest'anno? Ho guadagnato veramente questa cifra qui all'interno di questo segmento di mercato su cui volevo andare? Quindi non è più un qualcosa che faccio il 30 di dicembre perché il commercialista mi ha detto ma devi fare un budget e dopodiché il 30 di dicembre successivo lo copio, lo clono e poi cambio i numeri. Non funziona così. Devo comunque andare a riprendere il budget e cercare di capire cosa è successo nell'anno, nel semestre, nel trimestre, nel mese, per capire dove sta questa varianza rispetto alle stime che ho fatto, in modo anche di ristimare eventualmente quello che ho fatto per migliorare i miei parametri. Quindi possiamo dire che il budget è uno strumento, quindi uno strumento tattico per poter lavorare meglio su quest'ottica. In realtà il budget serve anche per definire una strategia, che una tattica senza strategia è solo rumore. Ho messo una citazione a caso di Sun Tzu, ce ne sono tantissime, se fare una presentazione senza Sun Tzu è un po'. Però resta il fatto che il budget serve ad avere una strategia. In realtà, ancora più in alto livello, possiamo dire che il budget è l'obiettivo che ci diamo. Io voglio arrivare laggiù. E per arrivare laggiù devo fare delle scelte. Devo fare delle scelte che cambieranno l'impostazione della mia azienda, l'impostazione del mio lavoro, o anche semplicemente, come freelance, mi devo comprare il nuovo portatile perché quello che ho è vecchio di 6 anni e per far girare una Vagrant ci metto 2 ore. Quindi, quello che dobbiamo fare, usando il budget, per raggiungere un obiettivo, è applicare strategie operative e fare continue scelte tattiche nel day by day per riorientare la nostra attività. Tutto bellissimo sulla carta, peccato che il mercato su cui viviamo, la nostra quotidianità, sia abbastanza volatile. Quanti di voi vivono nel mondo del front-end? Ok, è molto volatile. Cioè, è uscito Webpack 1, che figata, impariamo Webpack 1. Ah, è uscito Webpack 2, è completamente diverso, tanto una figata, reimpariamolo. È uscito il 2.1, API rotte col 2, c'è un problema, ok. Il mercato su cui lavoriamo è volatile, questo significa che non possiamo considerare il budget che abbiamo preparato come qualcosa scolpito sulla pietra, ma deve adattarsi a quelle che sono le modifiche che il mercato stesso impone verso di me, quindi fattori esterni che vanno a modificare la mia strategia di lavoro. In alcuni casi posso imporla tra virgolette, la posso forzare in qualche modo, in altri casi mi devo adattare. L'altra cosa è che i criteri che abbiamo definito prima, cambiano anche la loro importanza. Se io voglio lavorare su obiettivi più di lungo termine, l'importanza dei risultati e delle risorse, cioè, cala in proporzione. E cosa significa? Che sul lungo termine mi posso permettere di non essere efficiente, perché comunque punto lontano. Sul lungo termine devo portare efficacia in quello che faccio e devo adeguare la struttura per poter lavorare bene. Una volta che
gli obiettivi a lungo termine diventano sempre di più a breve termine, si avvicinano, quel cerchio importante si riduce per tornare poi a parificare i tre vettori. Quindi il budget è un qualcosa di fluido, di dinamico, che cambia in base al mercato, che cambia, alle nostre esigenze, ai parametri su cui lo vogliamo tarare. Ci sono delle pratiche, non sto inventando nulla di nuovo, ci sono delle pratiche chiamate di beyond budgeting che da metà degli anni 90 sono state portate avanti da alcune aziende. Adesso, beyond budgeting non è un qualcosa del modello agile portato avanti da qualche guru nella loro piccola casetta e tutto il resto. Cioè, è una pratica che è venuta fuori non da PMI da 10 dipendenti, ma da aziende che vivono all'interno del mondo dei materiali fossili, chiamati anche petrolio. E che viene usato in maniera molto, molto efficace da aziende del calibro della Lego, della Nestlé. Quindi non stiamo parlando più di qualcosa che da me non si può utilizzare perché io ho la grande impresa. Assolutamente falso. Parallelamente si può utilizzare anche nella piccola impresa. Perché? Perché è molto flessibile a quelle che sono le esigenze del singolo. Le basi di beyond budgeting dicono piuttosto che lavorare sul command and control, meglio lavorare sul empower e adapt, quindi responsabilizza i tuoi dipendenti nella gestione del loro budget personale e adattati a quello che dice il mercato. È basato su sui criteri di leadership e di management, dove i criteri di leadership sono quelli strategici e quelli di management sono quelli più tattici. Senza farvi la solfa leggendovi tutto quanto, anche perché non me le ricordo a memoria, sono un po' lunghi, il succo di Beyond Budgeting, spiegato in un bellissimo libro, sono quello di ridurre la burocrazia interna. Se avete delle procedure complesse, articolate, in cui ci sono 30 passaggi, chiedetevi se veramente i 30 passaggi sono necessari o se ne bastano uno, due. Bisogna usare la testa quando si fanno delle scelte con i soldi, senza irrigidirsi perché si parla di soldi. Bisogna definire degli obiettivi anche personali, anche piccoli. Bisogna fare in modo che si misurino l'effettiva concretezza di questi obiettivi con i risultati sia attesi ma anche ottenuti. E poi bisogna continuare ad aggiornare il budget. Sempre faccio il budget a dicembre ed è un'ipotesi di come andrà il mio anno successivo, preso da dei dati che ho dell'anno precedente. A fine trimestre riprendo il budget e dico, ok, in questo trimestre cosa ho fatto? È corretto? Le scelte tattiche che ho preso e che si ripercuotono sulla strategia che ho deciso all'inizio del trimestre sono state valide? Ho incassato abbastanza? Ho speso in maniera corretta qui sopra? Queste sono le domande che nel ciclo, molto lean, di nuovo, bisogna iniziarsi a portare in casa. Adesso saltiamo un po' di palo in frasca e parliamo di un'altra cosa, poi ci riagganciamo. Sviluppatori, presumo, molti di voi, almeno dall'insieme delle mani che erano salite sopra, quasi tutti. Conoscete cos'è il debito tecnico? Ok, il debito tecnico è la bestia nera dell'informatica, da una parte, ed è il motivo per cui noi abbiamo un lavoro, dall'altra. C'è una definizione standard, che è quella di Ward Cunningham, che è lunghissima, e se volete leggerla è lì, però che non è quella che proprio mi piace particolarmente, un po' perché è lunga, difficile da ricordare, e un altro motivo perché non spiega veramente bene cos'è il debito tecnico, che okay, ogni volta che scrivo delle righe di codice, queste invecchiano. Mi sto portando il debito in casa finché non li aggiorno, li miglioro e tutto il resto. In realtà la vera definizione di debito tecnico viene da 10 anni prima da Lehman e
è molto più interessante, perché quello che dice è i software, parliamo dell'80, ok? Quindi JavaScript ancora non c'era. I software evolvono continuamente. I software evolvono continuamente e evolvendosi ne aumenta la complessità. Aumentando la complessità si deteriorano le strutture e aumenta il lavoro necessario per poterlo mantenere. Questa è per me la definizione perfetta di debito tecnico, tre righe per darti un concetto fortissimo, che è quello di complessità. Stiamo cercando di definire a dicembre un foglio Excel con dei numeri basati su un mercato che cambia ed è mutevole, basato su dei numeri che non riescono a rappresentare al 100% quello che stavo facendo, quindi sto ipotizzando, su un mercato che per di più è quello dell'informatica, dove c'è un debito tecnico che so che c'ho dietro, che mi segue, e c'è un aumento di complessità di quello che sto facendo, radicale. Quindi, quando si parla di continuous budgeting, ma in generale della vita del mondo dell'informatico, si deve comprendere bene cos'è la complessità. C'è un bellissimo framework che si chiama Cinefine, l'ho sentito dire in 200 modi diversi, non so quale sia quello giusto, perché è una parola celtica, quindi nessuno sa come si dice, i celti sono morti, quindi ciao. E, realizzato da Dave Snowden, che cerca di spiegare in maniera abbastanza semplice il mondo che ci circonda. È un framework cognitivo, viene detto, perché non cerca di spiegare come far funzionare le cose, ma cerca di buttarti dentro le cose e dire, guarda, più o meno vanno così. E sapere, avere in saccoccia, ricordarsi che esiste una cosa del genere, ci aiuta anche a capire in che mondo stiamo lavorando, ma anche dove stiamo lavorando in questo preciso istante. Sono quattro quadranti che rappresentano il semplice, il complicato, il complesso e il caotico. In mezzo a questi quattro quadranti c'è il disordine. Disordine che è dove viviamo noi costantemente. Disordine non significa che ho della roba sparsa in giro, disordine significa che non c'è una linearità in quello che mi circonda, ed è così, non c'è una linearità in quello che mi circonda. Poi sarò io a spostarmi da un quadrante a un altro in base a quello che sto facendo. Il quadrante del semplice è quello delle best practices, ok? Ed è quello che deriva dal percepisco quello che mi sta intorno, lo categorizzo, quindi so dove metterlo e rispondo di conseguenza. Sto andando in bicicletta, anzi sto camminando, per noi umani rientra nel mondo del semplice. Sto camminando, se aumento il passo probabilmente sto correndo, so quello che sto facendo e lo posso ripetere, riutilizzare, eccetera, eccetera. Il mondo del complicato, invece, rappresenta tutto il mondo delle buone pratiche, quindi consolidate sicuramente, ma che hanno bisogno di una pratica, una conoscenza pregressa che mi permetta di spezzare il lavoro in tanti piccoli task. Sto andando in macchina, inizialmente è complicato. Perché è complicato? Perché la prima volta che vado in macchina ho il freno, la frizione, l'acceleratore, poi devo cambiare la marcia, non ho messo la chiave, non l'ho girata, ecco perché non partivo. Quindi una volta capito il meccanismo che ci sta dietro, posso utilizzare lo strumento. Poi c'è il mondo del complesso, che è quello dove l'informatica vive per lo più del tempo. È quello delle pratiche emergenti. Non lo so. Cioè, le start-up che cercano di creare un nuovo modello di business per i social software dei gattini, non so come potranno implementarlo. Dovranno fare ricerca. Il famoso ciclo del Lean, in cui costruisci, impara e migliora. Io lì sono nella fase dell'impara continuamente, miglioro, quindi faccio emergere dei pattern. Se sono fortunato, i pattern che emergono li posso far slittare sul complicato, se non sono fortunato rimangono nel complesso, però con delle pratiche emergenti che mi sto costruendo. Quindi sondo, capisco dove sono,
percepisco il problema, percepisco i dati e rispondo di conseguenza. Infine, l'ultimo mondo è quello caotico, in cui ci si muove senza sapere veramente quello che si sta facendo. È il mondo dei test. Cosa faccio adesso? Come posso dimostrare che il nuovo motore a curvatura della NASA, che esiste la possibilità di fare motori a curvatura per la NASA? Boh, farò dei test con le conoscenze scientifiche che ho e poi vedo cosa succede. Esplode il pianeta o così via. Quindi, prima di pensare, agisco su quel settore, vedo quali sono i risultati che ottengo, provo a capire se li posso categorizzare, quindi tornano nel complesso, se li posso indicizzare, tornano nel complicato o nel semplice, e se no, altrimenti continuo a ciclare sugli esperimenti finché non ottengo quello che voglio. Il disordine è quello che c'è in mezzo. È sempre possibile, in senso antiorario, passare dal semplice al complicato, al complesso, al caotico. Allo stesso tempo è possibile fare il circolo inverso. Tra il caotico e il semplice non si può tornare, non si può passare. C'è una sorta di gradino nel disegno che mi dice che se sono in un mondo caotico, l'unica cosa che posso fare è raccogliere informazioni per salire di un livello. Quando è, ad esempio, che faccio cadere il gradino, che cado giù dal semplice al caotico, si chiama burocrazia. Quando aumento la burocrazia e la rendo sempre più complicata, probabilmente sto creando il lasciapassare 7B di Asterix e Obelix, e chi non è nato prima dell'85 non sa di cosa sto parlando, e qui dentro, e quindi mi perderò lì in mezzo cercando di capire come muovermi. Allo stesso tempo, se so quali sono le direzioni da prendere, posso spezzare il problema e essere sempre più performante in quello che sto facendo. Quando lavoro come informatico, vivo nel mondo del disordine. Per me, e quello che per me è semplice, non è detto che lo sia per altri. Quindi, se io qui comprendo che l'attività che devo fare è installare un blog, cadrò nel complicato o nel semplice o al massimo nel complicato, per le competenze che ho in casa. D'altra parte, se devo fare un portale completamente nuovo, sarò nel complesso e forse anche nel caotico. Quindi, se tutto così complesso, come posso capire come gestire il budget di un'azienda di informatica? Si parla anche di, ad esempio, evolvere o mantenere. Devo far evolvere il software che c'è in casa, riscriverlo, o lo devo mantenere e poi vediamo cosa succede. Il budget lo metto sull'imparare cose nuove o nel migliorare quello che sto facendo? C'è bisogno di persone che siano più brave a fare le candele o bisogna passare alle lampadine elettriche? Questo è un tema molto importante che qualsiasi azienda che vive in questo ambito si deve porre ogni volta che non solo lavora sul budget, ma lavora anche su una piattaforma che dovrà mantenere nel tempo e che quindi richiederà tempo e risorse economiche per poter continuare a vivere. Non basta fare il refactoring del codice, perché il refactoring del codice ha dei limiti strutturali. Il software scade nel tempo. Trenitalia usava fino a qualche anno fa OS2 Warp, utilizza tuttora Caldera DOS per i monitor, ma questa è un'altra cosa. Però ad un certo punto il software che stiamo scrivendo non funzionerà più. Se avete fatto un'app per iPhone 3, non vi funzionerà sull'ultimo iPhone. L'hardware scade per tantissimi motivi, per la legge di Moore, per l'obsolescenza programmata dei vari produttori, perché non si trovano più pezzi di ricambio. Ho fatto un software definitivo, peccato che sta su un hard disk, su una struttura che non si può virtualizzare e quegli hard disk lì non esistono più. Che faccio? Trashware? Perché non ho voluto investire nell'evoluzione, ma solo sul mantenimento. Le infrastrutture scadono.
Fino a qualche anno fa si parlava, non si parlava di cloud, si parlava di private server, si parlava di mettere i miei server in una server farm e poi comprare dell'hardware, buttarlo lì sopra e farmi tutta la mia infrastruttura. Oggi quando una startup parte, un progetto parte, la prima cosa che guarda sono i servizi che posso prendere piuttosto che farmeli in casa. Quindi tutto quello che è infrastruttura intorno al mondo del software cambia. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è starci. Ci mettiamo una mano sul cuore, l'altra sul portafoglio e facciamo le nostre valutazioni su come gestire questo budget, su che scelte fare, ripeto, strategiche, di obiettivo, strategiche e tattiche, e di come reiterarle. Dobbiamo anche parlare di abbracciare le dicotomie, fare evolvere e mantenere. Probabilmente una scelta che si può fare è quella di dire microservizi, va tanto di moda, spostiamo un qualcosa in un servizio esterno e il resto lo manteniamo, facciamo evolvere un pezzo per volta, piuttosto che iniziamo anche a far evolvere i servizi. Questo prima era su un cloud AWS, AWS non mi dà i servizi che mi servono, lo migro su Google, perfetto. Però cosa succede? Che sto passando da un mondo complesso di gestione del mio software a un mondo complicato. Cambio una tecnologia, non cambio tutto, con le incertezze dell'investimento che devo fare per mantenerle. Cerco di passare sempre in senso orario nel quadrante più semplice per me da gestire. E fare continuous budgeting significa anche investire continuamente, investire non solo denaro, ma il tempo dell'azienda, delle persone all'interno dell'azienda, per migliorare tutti i cicli di lavoro e avere sott'occhio quelle che sono le cose emergenti. Se volessimo provare a definire, a riassumere l'intervento in un'unica slide, possiamo dire che quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere. Il budget che ho stimato è adeguato, e adeguato significa tantissime cose. Mantengo, evolvo, riduco la complessità di gestione, ho la flessibilità di poter modificare, ho una strategia per mantenerlo. Le azioni che sto facendo, tattiche, sono a supporto dei miei obiettivi. Il mercato è rimasto quello. No, evolviamo e torniamo da capo. Questo è Continuous Budgeting. Sono Francesco Fullone e sono il CEO di Beato. Grazie. Domande? Abbiamo, mi sa, mezz'ora di domande, quindi. Che non avete. Sì. Hai un esempio di obiettivo reale ideato nel breve o nel lungo periodo, come l'avete gestito? Ok, la domanda è: hai un esempio di obiettivo reale e come l'abbiamo gestito nel breve o nel lungo periodo? Sì. Ci siamo posti l'anno scorso l'obiettivo di crescere sul mondo del DevOps. Abbiamo stanziato un budget, questo budget andava sia nella parte di formazione delle persone, assunzione di nuove persone, nella parte di lower bound, quindi il minimo che dobbiamo fare per, di upper bound, nella parte di lower bound invece abbiamo definito quanto vogliamo guadagnare almeno per validare il budget, il business che ci siamo posti. Quindi abbiamo assunto, abbiamo formato, stiamo facendo un processo di certificazione, completando un processo di certificazione, e dall'altra parte abbiamo degli utili che stanno arrivando, delle attività che stiamo facendo, che sono contestuali al budget che avevamo stimato. Abbiamo dovuto migliorare il budget sicuramente. Stiamo guadagnando esattamente quanto avevamo messo a budget? No, ma non è quello il problema. Cioè, era soprattutto anche validare quell'idea di budget e di business nel tempo. Altre domande? Avete tantissime domande, ma non le volete fare. Sì. Utilizzate la tecnica
Allora, la domanda è se utilizziamo la tecnica della stima di rischio, quindi se andiamo oltre aspettativa o sotto aspettativa. Nel senso che gli investimenti che facciamo, comunque c'è un check molto rapido, per certe cose ogni mese, per altre cose ogni trimestre. Quindi il nostro indicatore è se non raggiungiamo questo obiettivo entro, via. Questo è un pochettino quanto. Non c'è uno strumento chiaro, preciso o altro. È sempre sull'iterazione. Vai. La domanda è ci sono software che aiutano? La risposta è no. Ci possono essere software che potrei farmi in casa che aiutano? No. Perché? Perché è talmente tutto dinamico. Nel mondo di beyond budgeting ci sono degli strumenti, però hanno per un'azienda come Ideato troppa roba dentro, quindi sarebbero un overkill. Non porterebbero. Excel è Google Spreadsheet. Comunque è il mio nuovo IDE, cioè io prima sviluppavo, adesso uso Excel. Perfetto, una vita bellissima, non è vero. Altro? A posto, se siamo. Ho visto la mano? Sì, scusami. Come faccio a stimare il costo del debito? Non lo stimo, nel senso, so negli anni passati, lo step zero è tiro un dado, ok? Poi so durante l'anno quanto sto investendo in mantenimento e evoluzione, quindi mi faccio lì, mi tiro fuori degli indici e di anno in anno miglioro questi indici. Però step zero è una stima, di pancia sull'esperienza che non si è fatto negli anni. A posto. Grazie.